Amici telespettatori, ciao a tutti, benvenuti, siamo nella rubrica dei Saranno Famosi e questa sera vi voglio presentare un personaggio di Marsala, si chiama Bartolomeo e ve lo presento subito. Ciao Bartolomeo. Buonasera. Quanti anni c'hai? Beh, dico sempre che ce ne ho 50, anche se non ce l'ho. Anche se? Non ce l'ho. 50 anni non ce l'hai? No. Non li devi fare più? Non lo so, non so. È una sorpresa praticamente. Ecco. Si può solo immaginare. È una torta naturalmente a sorpresa. A sorpresa, esatto. Dimmi Bartolomeo, tu sei di Marsala? Sì, signore. Sei residente a Marsala? Sì. E hai una passione, giusto? La canzone napoletana. Hai una passione, il canto della canzone napoletana? Sì, signore. E quando inizia questa passione? Quando è iniziata? Beh, onestamente questa passione l'ha portata mio padre nella mia casa. E addirittura io e mio fratello, perché io ho fatto per tanti anni il pasticcere, e mio fratello faceva il cameriere in una delle grandi pasticcerie di Marsala, la pasticceria Gasperino, e la sera quando c'era di ballare o suonare, il signor Giattino dei Telestar di Marsala faceva suonare mio fratello, e siccome siamo stati sempre... Tu praticamente cantavi? Dei malati della canzone? Napoletana. Della canzone napoletana, vi allenavate praticamente cantando. Cantando sempre canzoni napoletane. Sì, signore. Vabbè, e questa sera naturalmente ci farei ascoltare qualche brano cantato da te, giusto? Sì, signore. Va bene, e che canzone ci fai ascolterai? Beh, qualsiasi tipo di canzone, possiamo fare, che so, ma la femmina, tu vuoi fare l'americano? Non lo so, decidi tu. Quale volete voi? Facciamo Malafemmina? Sì, signore, per me. Vabbè, ok, amici telespettatori. Allora, sentiamoci l'esibizione di... Rizzo Bartolomeo. Di Rizzo Bartolomeo, ok? Complimenti Bartolomeo, davvero sei stato davvero bravo, ma non me l'aspettavo sinceramente che eri così bravo. Spero di accontentare il pubblico di Marsala a fare qualche cosa. Sicuramente, guarda. Va bene Bartolomeo, allora non so e se c'è... anche alla vostra cortesia. Devo dire. Per noi è sempre un piacere, specialmente quando si incontrano personaggi abbastanza simpatici come te. Ok? Ti ringrazio. Va bene amici telespettatori, noi abbiamo visto l'esibizione di Bartolomeo, Alberto vi saluta e vi saluta anche... Bartolomeo. Ciao amici, a dopo. Oh yeah.